Diciamo che noi non potevamo più sbagliare già da un pochino. E purtroppo insomma, la partita in casa col Catania ha lasciato tanta amarezza, tanta delusione, quindi per noi non è stata una settimana semplice. Io mi sono dovuto sforzare per cercare di digerirla, perché insomma ho fatto fatica, però poi è talmente importante adesso questa partita che dobbiamo andare ad affrontare, che quindi per forza mi sono sforzato a dimenticare la partita in casa col Catania. Ed è importante insomma la partita col Cosenza, insomma lo sappiamo tutti, è importante sia perché non è una partita come le altre, ma per la città, per i nostri tifosi è la partita, e sia perché a noi servono insomma i punti per salvarci. Quindi l'importanza di questa partita è chiara ed è precisa ed è proprio fuori discussione, insomma. Sicuramente insomma abbiamo fatto meno, io parlo della mia gestione, rispetto a quello che dovevamo, insomma, no? Abbiamo anche secondo me raccolto meno rispetto a quello che meritavamo. Però ormai questo è andato, noi non dobbiamo guardare indietro, noi dobbiamo guardare avanti, se è vero che ci sono dei problemi, però dobbiamo guardare avanti con fiducia, pronti domani a giocare questa partita così importante, perché questa è una partita, come ho detto prima, molto importante, che va giocata non solo tecnicamente o tatticamente, ma anche caratterialmente, e quindi noi domani dobbiamo essere pronti per forza a questa partita, perché dall'altra parte troviamo una squadra pronta, una squadra esperta che viene da una vittoria su un campo difficilissimo, una squadra ben organizzata, e quindi noi dobbiamo come minimo pareggiare queste qualità da questo punto di vista con i nostri avversari. E per quanto riguarda il derby, io insomma ne ho giocati diversi, ne ho fatti anche diversi da allenatore, quindi so l'importanza che ricopre questa partita per un'intera città, per un'intera tifoseria, e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo essere pronti per forza. Personalmente niente di particolare, visto che lei è di Acri? No, assolutamente. Ho incontrato anche in passato il Cosenza, mi hanno anche chiesto, però io non mi sono mai trovato, non ho mai avuto a che fare, diciamo, col Cosenza.